Cari amici di Radio Maria, buona domenica, che la luce di Cristo risorto illumini le nostre menti, insomma riscaldi i nostri cuori, alziamo gli occhi al cielo, che è la meta a cui dobbiamo tendere nel nostro pellegrinaggio terreno. Oggi è la 22ª domenica del tempo ordinario e il Vangelo di oggi è il seguito di quello di domenica scorsa, quando Gesù, avendo chiesto ai discepoli, agli apostoli, che cosa pensasse la gente di lui, gli apostoli rispondono: chi Elia, chi Geremia, chi Giovanni Battista, insomma, comunque un profeta. Allora lui si rivolge a loro e dice: voi che dite che io sia? E Pietro, illuminato dal Padre, dallo Spirito Santo, fa la professione di fede cristiana, cioè tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Allora Gesù fa una grande promessa a Pietro: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno conto di essa e a te darò le chiavi del Regno dei Cieli. Allora, dopo questa, diciamo, solennità, possiamo dire, Gesù specifica, siccome Pietro ha detto tu sei il Cristo, Gesù specifica cosa vuol dire essere il Cristo. Cristo vuol dire colui che è unto re. Allora Gesù spiega in che cosa è la sua missione regale, che è quella del servo di Yahweh, cioè del servo di Dio. Cioè Gesù profetizza che sarà rifiutato dalla gente, soprattutto dai sacerdoti e da tutta la classe dirigente, sarà catturato, processato, flagellato, sarà crocifisso, ma alla fine sarebbe risorto. Ovviamente una prospettiva questa a cui gli apostoli non pensavano assolutamente. Loro quando parlavano di Messia parlavano di un messianismo terreno, cioè di un regno qui su questa terra. Mentre però se noi guardiamo i profeti, vediamo che già i profeti avevano previsto che il Messia avrebbe sofferto. E possiamo ben dire che alcune pagine dei profeti ci descrivono esattamente secoli prima la passione di Gesù. Ma tant'è che la carne e il sangue degli apostoli sono molto attaccati a questa terra. Allora Pietro, scandalizzato dalla profezia di Gesù, lo chiama in disparte e gli dice: Signore, non sia mai, non dire più queste cose. Gesù si rivolge a Pietro in modo molto severo, molto più severo che in altri momenti, e lo chiama addirittura Satana. Cosa vuol dire questo, che a noi pare un oltraggio rivolto a Pietro? Vuol dire che Pietro sta esattamente tentando Gesù come ha fatto Satana nel deserto. Cioè nel deserto, Satana aveva tentato Gesù. E in questo modo, cioè promettendogli i regni del mondo, la gloria, il potere, il successo, e cercando di sviarlo dalla missione redentrice mediante la croce. E la medesima cosa ha fatto Pietro, è per quello che Gesù lo chiama Satana. Poi però, non gli dice va via. Dice: tu vieni dietro a me, che salgo sul Calvario, cioè seguimi, e lo dice anche ai suoi apostoli, e poi fa una esortazione che vale per tutti i discepoli, per i cristiani di tutti i tempi. Cioè chi vuol venire dietro a me, cioè chi vuole essere cristiano, prende la sua croce e mi segua. Questa dunque, cari amici, è la regola del cristianesimo, cioè noi non siamo persone che si realizzano attraverso le cose fugaci del mondo, le false gioie, le false luci, le false ricchezze, tutto ciò che passa. Noi ci realizziamo attraverso, seguendo Gesù crocifisso, crocifiggendo il nostro peccato, risorgendo con lui nella gloria della vita spirituale. E poi da una, come dire, mette una contrapposizione incredibile fra ciò che è Cristo e il mondo. Cioè dice: chi vuole realizzare la sua vita la perderà. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che chi vuole, come dire, raggiungere obiettivi terreni nella sua vita, poi ci sono i piccoli obiettivi come quelli di avere un lavoro, una gloria, un posto qua, un posto là, eccetera, eccetera, ma quelle sono, diciamo, cose abbastanza perdonabili.
a meno che non diventano degli idoli. Ma chi vuole, chi invista la vita nel tempo proprio, pensando che tutto è qui, che non c'è più niente dopo, queste persone che credono di realizzarsi, in realtà si perdono, e si perdono eternamente. Poi Gesù dice che invece, chi sacrificherà la sua vita per il regno di Dio per me, la realizzerà. E questa, cari amici, è la nostra strada, cioè la strada di seguire Gesù Cristo. Seguire Gesù Cristo lungo la via del Calvario, cosa vuol dire? Vuol dire portare, le croci ce l'hanno tutte, anche i ricchi, anche i potenti, tutti c'hanno le croci, però noi seguendo Cristo, vivendo come dire le sofferenze con Lui, i rovesci della vita con Lui, le perdite delle persone care con Lui, in tutta questa luce, noi, come dire, siamo sereni, abbiamo la pace e Cristo ci aiuta a arrivare fino alla fine. Invece, cari amici, molti pensano che seguire Gesù sulla via della croce sia buttare via la vita. No, è un modo per realizzarla. Anzi, è l'unico modo per realizzarla. Ma per quale motivo? Perché, come molti pensano oggi ormai, alla fine della vita non c'è nulla. Come ha detto la Madonna, la regina della pace, ha detto che molti pensano oggi che con la vita finisce tutto. Questo è un grande sbaglio. Alla fine della vita, ha detto Gesù, c'è il giudizio di Dio, il quale, attenzione a questa espressione, darà a ognuno secondo le sue opere. Questa frase, secondo le sue opere, la mette anche la Madonna nel suo messaggio. Cioè, ognuno di noi, alla fin fine, non sono le chiacchiere, ma sono le cose buone che abbiamo fatte, che contano davanti a Dio. Allora, concludendo, come realizziamo la vita? Seguendo Gesù, amando Gesù, lavorando per il regno di Dio, facendo il bene. In questo modo noi mettiamo la polizza per la felicità eterna e andiamo avanti con coraggio. Questo, cari amici, è il pensiero che volevo darvi oggi. Concludiamo con la benedizione di Dio Santissima Trinità per la intercessione della Beata Vergine Maria. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato, Regina della Pace, prega per noi. Permettetemi, cari amici, una cosa che si riguarda proprio tutti noi, che siamo, diciamo, affezionati alla Regina della Pace. Oggi è il compleanno di Visca, per cui noi gli facciamo tanti auguri di santità. Buon proseguimento.